tutti, benvenuti in questo nuovo What in Itina Day. Era tanto che non lo facevo a qualcuno. Comunque, allora, iniziamo come sempre dalla colazione. Allora, non è molto estiva, però l'ho fatta sul balcone con mia sorella. Abbiamo scelto dei pancake che abbiamo fatto noi, ovvero ci siamo messi proprio a farli noi con tutti gli ingredienti. Infatti hanno un aspetto molto strano, proprio tipo mia sorella ha fatto una torre e poi li abbiamo praticamente riconditi, non so se sia giusto, accompagnati, ecco, con praticamente lo sciroppo d'acero e potete vedere appunto nella foto e del latte. Io ho preso quello senza lattosio, ovviamente. E poi ci siamo fatti con la macchina del Nescafé Dolce Gusto dei ginseng, dei cappuccini fatti appunto con la macchinetta. Ci tengo a precisare che sono venuti veramente veramente molto buoni. Per merenda ho optato invece per una bella anguria, una fetta di anguria, dove ho tolto i semi, visto che appunto siamo in estate, ho cercato di mangiare più frutta. Per pranzo invece ho optato per queste carote con un rotolo di carne cruda con rucola e formaggio e questa salsa che è una salsa yogurt che creo io con del peperoncino leggermente piccante. È un piatto che rimane fresco ed è completo, secondo me è veramente buono in estate. Poi invece la merenda del pomeriggio, questo non c'entra un cacchio, con la dieta all'estate ho preso in un centro commerciale un ginseng con la panna con la granella di nocciola, queste due micro ciambelline che ho diviso ovviamente col mio ragazzo perché sennò divento gigantesca. Erano veramente buone. Siamo invece la sera, io e il mio ragazzo siamo andati a mangiare fuori per festeggiare penso uno dei nostri anniversari. Abbiamo optato per, il ristorante si chiama Sushi J e si trova a Torino vicino a Porta Nuova. Abbiamo iniziato con sempre le nostre alghette, che sono veramente buone, vengono chiamate gomma wakame, e niente, con dello zenzero e appunto. Poi, questo qua sono dei carpacci misti di pesce bianco e di salmone, sono delle stelle ma sono buonissimi. Li prendiamo ogni volta, sono molto freschi. Qua abbiamo preso appunto i carpacci insieme alle alghe e anche del sashimi di salmone, che è freschissimo ed è buonissimo. Questo invece è un uramaki molto particolare, è un po' pastoso, però è comunque buono, di salmone, con sempre il gomme wakame e una salsa particolare. Questo invece è il piatto più buono in assoluto, ragazzi, dovete provarlo se andate. Praticamente sono dei gamberoni in tempura, con sopra del salmone scottato, delle fragole con una salsa fantastica, ed era uno dei piatti speciali da mangiare 40.000 volte, peccato che si possono ordinare solo una volta. Il mio ragazzo era un po' titubante sulle fragole, ma con questo tipo di formaggio spalmabile, tipo Philadelphia, ci stanno benissimo e hanno un contrasto molto buono con il fritto. Poi abbiamo preso questo mix sempre speciale di pesce crudo, buonissimo, che praticamente consiste in gambero crudo, salmone, sashimi di vario tipo, scampi, gamberi per l'appunto, poi c'è anche delle capesante, del pesce a spada ed è buonissimo, veramente buono. C'è del sashimi comunque misto di ogni tipo, è molto fresco, è servito su una ciotola di ghiaccio. Anche questo purtroppo lo ordinabile solo una volta, ma è veramente veramente buono. Poi abbiamo preso questi ravioli particolari, ravioli al vapore, che sono di tre tipi diversi, con il nero di seppia, il gambero e con, se non sbaglio, l'altro fatto con il branzino. Tutte e tre vengono accompagnate con una salsa agrodolce veramente buonissima. Poi ho preso questo mix di nigiri con avocado, salmone, anguilla e anche con uno speciale che è col gambero crudo con sopra le uova di salmone e anche due gunkam buonissimi. I due gunkam, detti anche bignè, sono fatti arrotolati nella zucchina, dentro hanno il riso, il Philadelphia e le uova di salmone, sono veramente buonissimi e molto molto freschi. Abbiamo preso poi questi fantastici gamberi alla piastra con questa salsa, sono veramente buonissimi, come con della rucola. E invece come altre cose abbiamo preso appunto, a parte i gamberi, altro sashimi di salmone, io lo adoro. E poi una cosa che non avevamo visto nel menu, che abbiamo preso dopo, è questo carpaccio con limone, una salsa fantastica di gamberi crudi, ma è buonissimo. Poi abbiamo preso altri mix di gunkam, fantastici, e di bignè, veramente freschissimi e buonissimi. Questo è il piatto per eccellenza più buono che ci sia ed è praticamente un uramaki all'anguilla con l'avogado. Abbiamo preso inoltre anche questo fantastico salmone scottato con semi di sesamo, con sempre questa salsina accompagnata che era veramente veramente buona,
E poi per, diciamo, terminare il pasto con leggerezza, una piccola tartar di salmone con semi di sesamo e una salsina. Spero che questo vuoto di intenzione vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.